Realizzare un giardino in Sardegna vuol dire confrontarsi con una natura suggestiva e incontaminata, ma anche aspra. Vuol dire operare in un ambiente suggestivo che offre scorci meravigliosi, ma che è anche respingente ed ostile, caratterizzato da venti continui, da un terreno tendenzialmente povero, quindi un luogo non particolarmente adatto alla creazione di un giardino. Giardino che è sempre un'opera umana, frutto del lavoro dell'uomo e quindi che, seppur ben inserito nel contesto e nell'ambiente che lo circonda, deve essere chiaramente riconoscibile. La sfida quindi è quella di dar vita ad un luogo che anche attraverso lo sfruttamento del microclima, quindi di aree più protette all'interno del giardino, ci permetta di utilizzare elementi vegetali più gentili, più adatti cioè ad accompagnare la vita domestica, alla creazione cioè di un luogo per l'uomo. Quindi dovremo operare una scelta accurata degli elementi vegetali che rispettino il carattere così spiccato dell'ambiente che ci circonda, ma allo stesso tempo marchino una cesura netta fra ciò che è ambiente umano e ciò che è natura.